Hallo, ich bin Daniel, ich komme aus Hamburg, aus Deutschland. Ich bin im Urlaub mit meiner Familie in Georgia und es ist wunderschön. Bello, bello. Grazie. Ciao, buona vacanza. Veniamo dalla Svizzera e ogni anno dobbiamo venire a Chioggia perché la Chioggia per noi ha tanto charme. Addirittura? Sì. Poi il mercatino è stupendo, poi tutte quelle barche, sembra come Venezia piccola. Grazie infinite. Ciao, buona permanenza. Allora, ciao, vengo da Torino, ho appena incominciato a visitare Chioggia. Come ti sembra così di primo acchito? Bella. Sembra una piccola Venezia. Grazie. Prego. Okay, my name is Adrian Vero. I come from Switzerland. I like Georgia. I visit just few days and then I go back home. But I like it here. Thank you. You're welcome. Da dove venite? Da Cagliari. Trento. Da Trento, in montagna. E siete venuti al mare. Come vi sembra Chioggia? Bella. Però siete appena arrivati, giusto? Sì. La spiaggia quando vi aspetta? Pomeriggio. Allora buon divertimento. Grazie infinite. Ciao. Ciao. Questa mattina, nonostante il caldo, il mercato del giovedì era letteralmente invaso da una folla di persone, ma la cosa inusuale era che molte di loro non parlavano italiano. A Chioggia quest'anno è tornato un turismo proveniente dall'estero, con numeri che probabilmente non si vedevano da qualche anno. A parte i 2 anni della pandemia, durante i quali le varie chiusure hanno ostacolato o rallentato il turismo estero, era da tanto che una folla così poliglotta si poteva trovare in piazza. Nei 2 anni della pandemia la maggior parte dei turisti erano italiani, tante persone lo scorso anno non sono andate all'estero per paura di qualche restrizione dell'ultimo minuto a impedire un normale rientro, e non c'è da stupirsi se anche all'estero non abbiano fatto lo stesso ragionamento, scegliendo mete entro i confini nazionali. Ma quest'anno questa paura non c'è più e i confini sono stati varcati in entrambi i sensi. Il nome di Chioggia è balzato tante volte quest'anno sulla stampa estera e su quella nazionale, grazie anche al gran lavoro fatto da parte del gruppo promotore per la candidatura di Chioggia a Città della Cultura 2024, espandendosi da questo contesto come in un domino, toccando canali di condivisione regionali, nazionali e mondiali. La città tutta deve saper approfittare di questo momento d'oro e dare il meglio. Siamo nel pieno della stagione turistica e non possiamo lasciare questa scia. Il mercato durante la stagione turistica diventa un punto di interesse, indicato spesso come interessante da visitare dalle reception delle strutture ricettive a cui i turisti si rivolgono. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12.30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. Sono profondamente deluso di quello che sta succedendo in Parlamento, che è successo. Praticamente avevamo un governo autorevole sotto la guida del primo ministro Draghi. E l'Italia, dopo anni di diciamo confusione, avevamo trovato un posto in Europa veramente al top. C'era tutta una situazione, siamo in una situazione veramente molto complessa, la guerra in Ucraina, inflazione all'8%, probabilmente anche più dell'8%, questa siccità terribile, siamo a rischio di razionamento dell'acqua, le culture stanno apparendo, insomma ci sono una sfilza di problemi, il Covid non ci lascia tregua. Sui giornali di oggi c'è scritto che nel Veneto ci sono stati 5 morti per queste nuove malattie, insomma ci sono tutta una serie di lo spread già solo a parlare c'è lo spread, lo dico questo, sono profondamente deluso
soprattutto dal centrodestra di governo. Io non lo nascondo, sono sempre stato un elettore di centrodestra, ho votato occasionalmente la persona di centrosinistra, ma diciamo di tradizione familiare, di cultura, così di idee, sarei un elettore di centrodestra. Sinceramente sono profondamente deluso, perché andare alle elezioni adesso è un disastro, cioè vuol dire non avere la minima, proprio per, con la speranza di prendere qualche voto in più, perché questa è la storia, cioè si va alle elezioni perché il centrodestra e i sondaggi lo danno vincente, questa è la situazione, è una cosa che mi spiace molto. E sì, vorrei ricordare che tutto questo è grazie ai 5 Stelle, Conte. In questo momento avevamo bisogno di un governo di unità nazionale. È chiaro che ogni partito ha delle aspettative, ha un elettorato, però era il momento, diciamo, di stare tutti uniti. Adesso vedremo come va a finire, intanto lo spread si è allargato, siamo come la Grecia. Che dire, è veramente, veramente una cosa, diciamo, disastrosa. Staremo a vedere come va a finire, ma purtroppo non andrà a finire bene. Aggiungo anche la situazione a Chioggia, che qualcuno proprio ha fatto di tutto per affossare la cittadella della giustizia e da oggi anche il giudice di pace. Avevamo 300 anni di storia cancellati. Adesso io non so di chi è la colpa, non voglio neanche fare nessun tipo di polemica. Ieri abbiamo sentito il sindaco, ha detto che si impegnerà per recuperare la situazione, vogliamo sperare. Quindi fra ieri e oggi veramente una giornata veramente molto molto brutta. Ieri, quando abbiamo dato l'annuncio della chiusura dell'ufficio del giudice di pace, lo abbiamo sottolineato usando le parole nell'indifferenza totale. A quanto pare non è così. Il presidente della Camera degli Avvocati di Chioggia, avvocato Luciana Penzo, dopo aver visto il provvedimento preso dal presidente del Tribunale di Venezia, dottor Salvatore Laganà, ha informato che ancora il giorno prima, il giorno 19, aveva indetto una riunione a cui ha partecipato il sindaco Mauro Armelao e l'assessore alla giustizia, avvocato Elena Zennaro, per discutere proprio sulle problematiche di detto ufficio. Non solo, nel corso della stessa riunione si manifestava la volontà da parte del Comune di Chioggia di ampliare la competenza dell'ufficio stesso in modo da evitare a molti cittadini di recarsi a Venezia. Inoltre veniva accertata la necessità di mettere un'altra persona a disposizione dell'ufficio. Il caso ha voluto che proprio il giorno 19 una dipendente presentasse un certificato di malattia, mentre già un'altra si trovava nello stesso stato. La dipendente rimanente era addetta alla ricezione delle pratiche ma non alla presenza in corso di udienza penale. Pertanto l'udienza doveva essere rimandata in quanto nessun altro era al momento disponibile. Si è trattato di un caso fortuito dovuto a due assenze per malattia che ha portato al necessario rinvio dell'udienza penale, mentre per la ricezione atti l'ufficio resta sempre aperto. La Camera degli Avvocati evidenzia quindi la necessità di mantenere aperto l'ufficio, che garantisce un che di autonomia ai cittadini per alcuni tipi di pratiche. We'll be right back.
Ieri il sindaco Mauro Armelao ha effettuato alcuni sopralluoghi nelle frazioni di Chioggia con i tecnici della società che sarà incaricata di installare le telecamere per la videosorveglianza del territorio. Ci vorrà ancora qualche mese, ma saranno installate ben 31 nuove telecamere, alcune con lettura targhe, 12 pannelli a messaggio variabile, 4 ponti radio su tralicce e 10 stazioni smart per il controllo dei parametri ambientali. Saranno inoltre installate alcune telecamere nelle zone sensibili della città come Piazza Europa e il lungomare Adriatico. Questo come punto di partenza. Il numero di telecamere che andrà a coprire il territorio è ben più alto, ben 136. Appena saranno completate le pratiche amministrative da parte degli uffici competenti, i lavori prenderanno il via. Ieri il sindaco Mauro Armelao. Bastano tutte le vicissitudini in ballo quest'anno per la pesca, sembra che ogni giorno si faccia gara per vedere se c'è qualcos'altro che possa rendere la vita difficile ai pescatori. Anche la piccola pesca subisce le criticità che partono dal caro gasolio e che arrivano ai problemi ambientali. Non sono bastate le meduse, la mucillagine successiva, l'acqua grossa, adesso col caldo cominciano a proliferare le alghe in una situazione che di erosio non ha nulla. Basti pensare al cambiamento della salinità dell'acqua anche in laguna a causa delle inconsistenti e non pervenute piogge, o al proliferare di gasteropodi che si sfamano di molluschi allevati, o all'aumento degli esemplari dei granchi blu. Ora si mettono le alghe a creare problemi a un settore che ne avrebbe già più che a sufficienza. Primo caso di contagio nell'uomo da West Nile nel territorio di competenza della US 3 Serenissima. Si tratta di un paziente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Dolo. Non ci sono altri casi geograficamente vicini, per cui non si tratta di un focolaio. Un caso che ci si aspettava, afferma il dottor Selle, direttore del Dipartimento di Prevenzione, in quanto il virus era già stato rilevato. Il dottor Selle ha ricordato la collaborazione con le amministrazioni locali per le azioni di disinfestazione preventiva e per l'attivazione di pratiche contro la diffusione del virus. Serve anche informare adeguatamente la cittadinanza perché collabori con azioni di contrasto. Buongiorno, sono Alex Tiozzo, presidente territoriale di Venezia di ANMIL, associazione nazionale fra i mutilati invalidi sul lavoro. Purtroppo ci troviamo qui per commemorare un nostro amico e ahimè un nuovo caduto sul lavoro. In itinere lui si stava recando al lavoro, quindi sapete che l'infortunio avvenuto nel tragitto casa-lavoro viene considerato a tutti gli effetti come un infortunio avvenuto nel luogo di lavoro, soprattutto per un impresario come era lui, quindi che aveva necessità di spostarsi per i vari cantieri. Siamo addolorati, siamo vicini alla famiglia e ci auguriamo che questo sia, purtroppo non sarà l'ultimo, ma ci auguriamo che sia uno dei pochi che già quest'anno hanno afflitto il nostro territorio. Con molto, molto affetto e calorosamente tutta l'associazione vuole porgere le condoglianze alla famiglia. Un saluto.